Ora, nel luogo dove Gesù fu crocifisso, c'era un orto, e in quell'orto un sepolcro nuovo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. E Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un panno di lino pulito e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi fece rotolare una grossa pietra davanti all'entrata del sepolcro e se ne andò. Thank you.
Ora, il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena giunse al sepolcro e vide che la pietra era stata tolta. E la mattina del primo giorno della settimana, molto presto, le donne, Maria, la madre di Giacomo, Salomè e altre, andarono al sepolcro a levare del sole e dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro?» Ma quando guardarono, videro la pietra spostata e due angeli che vi sedevano sopra, vestiti di lunghe vesti bianche. Ed esse si spaventarono, ma gli angeli dissero loro: «Non temete, perché noi sappiamo che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea e lì lo vedrete». E le donne, lasciando prontamente il sepolcro con paura e grande allegrezza, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Gli angeli dissero: «Venite a vedere». E dissero anche: «Andate a dire». Queste sono le parole rivolte alle donne fedeli che seguirono Gesù Cristo e a tutti coloro che credono in Lui. Sentendo la notizia di Maria Maddalena, gli apostoli Pietro e Giovanni corsero alla tomba e videro coi propri occhi che la pietra era stata rimossa. Trovarono i panni di lino e il sudario che era stato posto sul suo capo, piegato in disparte. E i discepoli se ne tornarono a casa. Ma Maria rimase fuori dal sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare nel sepolcro. E vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno alla testa e l'altro ai piedi di dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Dopo essersi così parlati, ella si girò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire «maestro». E Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Iddio vostro».
Dopo la risurrezione del Salvatore, egli camminò e parlò con molti dei suoi discepoli, permettendo loro di essere testimoni della sua risurrezione. Mentre le donne correvano a dire ai discepoli della tomba vuota, Gesù andò incontro a queste donne dicendo: «Vi saluto». Mentre i due discepoli addolorati camminavano lungo la via di Emmaus, egli li ascoltò e spiegò loro le scritture. E quando si sedettero insieme a tavola, egli benedisse e spezzò il pane e lo diede loro. Apparve a Pietro e stette tra gli apostoli e con altri, mostrando loro che aveva un corpo risorto, di carne e ossa. 8 giorni dopo, il Salvatore fece loro di nuovo visita e invitò Toma a vedere le ferite nelle sue mani e nel suo costato. Fu visto da più di 500 fratelli in una sola volta e apparve anche a Giacomo. Presso il Mar di Galilea, riempì di pesci le reti dei suoi discepoli e comandò a Pietro di pascere le sue pecore. E sul Monte degli Ulivi insegnò ai suoi apostoli la restaurazione del regno di Israele. Diede loro l'incarico di essere suoi testimoni fino all'estremità della terra e ascese al cielo. E gli apostoli tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza. Sugli eventi miracolosi che seguirono, il presidente Russell M. Nelson ha insegnato: durante il suo breve ministero nell'emisfero americano, il Salvatore osservò che i nefiti avevano scoperto il suo sacrificio e accolto i suoi insegnamenti, e disse loro: «Benedetti siete voi a motivo della vostra fede, ed ora ecco, la mia gioia è completa». Il presidente Nelson ha continuato: «Quando seguiamo questo schema per scoprire il potere dell'espiazione del Salvatore e accogliere i suoi insegnamenti, proviamo la gioia che giunge dal cercare di essere più simili a Lui». Sentendoci così, vogliamo naturalmente condividere la nostra gioia con coloro che amiamo, invitandoli a scoprire il suo sacrificio, ad accogliere i suoi insegnamenti e a condividere la sua gioia. Gli angeli invitarono le donne a venire a vedere il luogo in cui una volta era giaciuto il Signore e poi ad affrettarsi ad andare a dire che Egli era risorto. Questa Pasqua proclamiamo anche noi questo stesso messaggio di speranza e di gioia eterne nella nostra famiglia, nella nostra comunità e in tutto il mondo. Grazie al sacrificio espiatorio e alla resurrezione del nostro Salvatore, la morte viene davvero vinta e tutti siamo resi liberi, perché in Cristo c'è libertà.
prossimo.